Seconda fase della contromanipolazione al narcisista. Ti ricordi come ci eravamo lasciati nel video che precede questo? Avevo analizzato che cosa succede in chi è preda in una relazione con un narcisista, in cui si sente preda, da quando inizia a capire che c'è qualcosa che non va, ovvero quando arriva il secondo love bombing del narcisista, inizia a capire che qualcosa non va, dopo molto tempo poi arrivi alla fase in cui realizzi purtroppo, e questo è lo shock peggiore di tutti, che probabilmente ha a che fare con un narcisista, poi ancora dei tentennamenti, torna indietro, no, non è vero, sì, è vero, no, non è vero, dopo un po' capisci che è veramente così e a quel punto ti rivolgi normalmente a un love coach per avere conferme e soprattutto per capire come faccio adesso che ho capito ad uscire da questa relazione, oppure come faccio adesso a vendicarmi contro il narcisista, come faccio nel caso a riaverlo, ammettendo, cioè ammesso e non concesso che sia appunto un narcisista. Quindi vi ho detto che la prima cosa che fate quando chiamate un love coach e avete consapevolezza di una relazione tossica, normalmente siete a almeno da 6 anni con un tira e molla, e questo è veramente tanto. Oppure sono passati tipo 9 mesi da quando è iniziata la relazione, dai 9 mesi a un anno. Ok, in alcuni casi non sapete cosa fare, accidentalmente siete arrivati ad un video che parla di narcisismo in una fase, infatti siete dei miracolati, in una fase che precede tutto il disastro che viene poi. Comunque, insomma, durante la telefonata cosa succede quando la vittima della narcisia è veramente arrivata allo sfiancamento, allo sfinimento, non ne può più e ha deciso e mi comunica che, guarda Angela, veramente io da un po' di tempo, anzi da tanto tempo, sono più fredda, guarda, non sono più quella di prima, non ha più vita facile con me, cosa devo prevedere? E io dico, sì, da quanto tempo ti mostri indifferente, non reagisci più, non ti zerbini più? Un sacco di tempo, guarda, infatti adesso secondo me sta capendo che io sono cambiata. Che sono cambiata. E tu, sì, e da quanto tempo hai smesso di contattarlo? Hai smesso di rispondere subitamente, insomma, in maniera velocissima alle sue provocazioni, eccedendo? Beh, una settimana. E io a quel punto rimango stordita, perché non si può cambiare in una settimana. È impossibile che pensi veramente di essere così cambiata agli occhi dell'altro, così cambiato agli occhi dell'altra? Quindi hai capito che è un po' lunga, ci vuole tempo prima che il partner abituato a un'idea di te possa cambiarla. Ma è lo stesso ragionamento che possiamo fare in tante altre relazioni, in tante altre interazioni. Se il tuo capo ha un'idea di te non buona, se il capo pensa che tu sia un lavativo, che in realtà scaldi una poltrona e non ti dai da fare, prima che cambi idea su di te, è necessario mettere in atto una serie di azioni. E non è che puoi dimostrarlo magari subito, specie se quando non c'è qualcosa di concreto, a livello di mansioni che rivesti, che possa fargli credere da subito il contrario. Non capita sempre la cosa geniale che risolve un problema al capo e lì ha l'illuminazione su di te. Spesso servono una serie di azioni reiterate nel tempo che fanno appunto cambiare idea. Oppure anche nelle amicizie, se hai tradito un amico, per esempio, perché una volta gli hai fregato una fidanzata, prima che cambi idea che tu non sei un lupus in fabula, che tu non sei un traditore, che è capitata magari e non capiterà mai più perché hai avuto un momento di debolezza, perché insomma può succedere che facciamo del male agli altri inconsapevolmente perché siamo umani. Beh, ce ne vuole, non puoi aspettarti che ti dia subito, ti porga l'altra guancia. No, non è così. È così anche nelle relazioni sentimentali.
Se mi sono costruita un'immagine di te a livello logico o razionale, è chiaro che ci metterò un po' di tempo, specie se sono stato io a scartarti. Questo, anche con i narcisisti è la stessa cosa. Per cui dico, cosa dobbiamo fare? Aspettare. Dopo una settimana che le persone mi chiamano, ho capito tutto, ho capito che devo usare indifferenza, ho capito che se si fa sentire io una volta rispondono, insomma, tutte quelle micro tattiche che servono per difendersi da un narcisista. Dopo una settimana, ma Angela, non succede niente. Io sono stata fredda l'ultima volta, ma non è che ho causato in lui un turbamento, non si fa più sentire, ma secondo te si fa sentire? Beh, se si farà sentire un narcisista in modo da darci la possibilità di una rivendicazione, oppure per altri motivi, cioè, che sono una sensitiva, ma che sono empatica, che dicono che tutte le persone empatiche abbiano l'emisfero destro sviluppato. Sono empatica io, siete empatiche voi, ma non è che abbiamo la palla magica, eh. Oh, dopo tutto, non è che lo dico io che devi mettere saggiamente il tuo sedere sulla sabbia, su uno scoglio, munirti di, che ne so, di tutto quello che ti serve, di una canadese per giorni e giorni e giorni, per capire, per aspettare più che altro il cadavere del tuo nemico che passi innanzi a te. Cioè, la vendetta non è mai a caldo, è soltanto un'illusione di soddisfazione. La vera vendetta avviene sempre a freddo. E ripeto, parlo in maniera politicamente non corretta, perché dovrei dire che la vendetta non dobbiamo fare male a nessuno, che vendetta inteso nel senso di una propria gratificazione, di ripresa dell'autostima, non è una vendetta vera. Non sto dicendo che dovete buttare l'acido addosso a qualcuno per vendicarvi o tagliare le gomme della macchina. Non sto dicendo, non sto parlando di una vendetta insana da psicopatici. Ecco, non sto parlando di questo, sto parlando di vendetta in senso buono, è chiaro, no? Che poi deve far bene a voi, e deve nuocere il meno possibile alle altre persone. Quindi, ci vuole pazienza. La pazienza è un processo lento, la pazienza è dei saggi. Il saggio non è l'anziano che ha concluso la sua vita ed è arrivato a delle verità noiose. No, il saggio vero, può essere anche una persona molto brillante, molto consapevole, che è padrone della sua vita, è padrone delle sue emozioni. Tanto tranquilli, i cerchi si chiudono sempre se sapete attendere, e quindi il male che vi è stato fatto verrà sempre comunque restituito. Il karma, l'universo, chiamatelo come volete, funziona proprio così. In effetti, se penso a tutti gli uomini che se ne sono andati, e poi anche dopo 20 anni, 30 anni sono tornati, tutti. Bene, torniamo a noi perché ogni tanto mi va anche di fare delle battute simpatiche. Quindi la pazienza come parola chiave. La pazienza ci darà la possibilità, e adesso scatta la citazione di Shakespeare, ci darà la possibilità di godere della nostra soddisfazione, di questo ritorno di energia positiva. Perché, appunto, diceva Shakespeare, il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro. Che cosa significa? Fantastica questa frase, eh? Cosa significa? Che se pensi che qualcuno abbia rubato qualcosa di te, la tua energia, la voglia di vivere, la voglia di credere in te stessa, insomma, qualsiasi cosa, e tu sorridi, è come derubare, questa volta, è come derubare il ladro stesso, cioè hai tolto comunque qualcosa a lui. Ed è proprio quello che capita al narcisista. Quindi, dopo un po' di tempo, se hai pazienza, se mantieni un comportamento appunto coerente con la vera indifferenza, vedrai che otterrai sicuramente molto più rispetto da colui che si manifestava come il tuo aguzzino. Ma che cos'è l'indifferenza? Come mettere in atto una vera indifferenza? Cioè qualcosa che ovviamente non è indifferenza perché tu muori dentro, ti bruci dentro, però possiamo fare di tutto se abbiamo l'orgoglio. L'orgoglio ci fa fare delle cose
formidabili. A volte le rovina alcune cose, il troppo orgoglio, l'orgoglio sbagliato, ma l'orgoglio che ci fa andare nella direzione di mantenere alta la nostra dignità, quel tipo di orgoglio, ci salverà, ci insegnerà appunto a usare, mascherare il nostro fuoco con un'indifferenza che non è malcelata, con un'indifferenza che sembra credibile. Mostrare indifferenza e farlo bene, da attori, ecco, da attori, significa che quando il tuo partner con il quale sei molto arrabbiato ti messaggia, devi immaginare, ecco, fare una sorta di distacco mentale, un distacco che ti consente di vederlo in quel momento, di dimenticare che è il tuo partner e di immaginarlo come un amico che ogni tanto vi scrivete, che siete soltanto amici. Un amico, quando è un amico, se gli mandi un video divertente, che succede? Succede che glielo mandi perché non vedi l'ora di condividerlo con lui. Però, siccome hai tante cose da fare nella tua vita, occuparti di tante persone e di tante situazioni durante il giorno, mandi quel video e poi te ne dimentichi. Cioè, non stai ore e ore e ogni tanto vai a controllare se risponde a questo video, se ha visualizzato questo video, se gli piace questo video, no? A volte lo mandi, come lo mandi in broadcast a una serie di amici, una decina di amici, a cui tieni. E ti dimentichi di averlo mandato. Poi magari il tuo amico ti risponde dopo 2 ore e gli mandi un sorrisino perché hai capito che ha capito e ha condiviso il sorriso con te perché era un video simpatico. Oppure non risponde perché c'ha da fa. Ti risponde magari dopo un giorno o non ti risponde affatto. Quando andrai a risentire tra 10 giorni il tuo amico, ti accorgerai che gli hai mandato un video e non hai manco risposto. E magari dirai, oh, però potevi rispondere, no? Ma non ci darai peso con l'amico. E in più, se hai da comunicare, se hai aperto la sua chat su WhatsApp, vuol dire che devi comunicargli altro, no? Non perché stai a pensare al video, sarebbe grave. E gli scrivi qualcos'altro. A quel punto lui magari ti risponde, ridete, scherzate, vi comunicate le cose e poi chissà quando vi risentite. Questo è l'amicizia. Quindi dovresti trattare il tuo simpatico narcisista proprio nello stesso identico modo. Quando mi dite, ah sì, gli ho mandato un video divertente, quello manco mi ha risposto. Eh no! Stai facendo un errore, non lo stai. Cioè, la parte razionale di te lo deve trattare come un amico. Lascia stare che ci rimani male. Questo è un punto che ti fa capire a che punto di cottura è. Se non rispondi ad un messaggio simpatico e magari 2 mesi che non lo senti, beh, ti devi fare un 2 più 2, insomma, un calcolo veramente molto semplice, molto elementare. Se non ti risponde non è perché non ha letto, non è perché è arrabbiato che non l'hai sentito. Se non l'ha letto è perché comunque non è interessato a rispondere, almeno non adesso, non adesso. E quindi già questo può andare bene. Tu hai salva la tua dignità, perché cosa hai fatto? Un video simpatico gli hai mandato, che è molto meglio di un come stai. Come stai è già drammatico, ok? Mettiamo che tu vuoi andare veramente fino in fondo, non vuoi mai essere la prima persona a sentirlo, neanche se magari ti metti un silenzio di 15 giorni, comunque tu rimani dell'idea di non mandare nessun messaggio, solo magari di rispondere. Ti mando un messaggio, sono passati 15 giorni dall'ultima volta che ti ha fatto un cucù, ti mando un messaggio simpatico, che non vuol dire niente, un video su, che ne so, la pandemia per esempio. Allora tu potresti, hai tante opzioni. Lo leggi subito, perché anche a volte leggere in ritardo sembra fatto apposta. Quindi ve lo sconsiglio perché sembra veramente fatto apposta. Ecco, mo gli faccio vedere che non lo vedo. Ma de che? Ma non funziona così, no? Non funziona. Specialmente poi, vabbè, adesso stiamo in quarantena. È difficilissimo che tu non abbia veramente un minuto per andare a vedere chi ti ha mandato il messaggio e cosa ti ha scritto. Quindi non diciamo cose che potrebbero essere veramente controproducenti. Lo leggi e dici: scusa, scusa, ti rispondo dopo che adesso ho da fare. Quindi fatto vedere che l'hai letto perché ci sta. Non uso strategie, cioè significa non uso strategie, ho letto, però mo non c'ho manco un te tempo per leggerti. Basta. Poi. Che fai? Che fai? Dopo che sono passate 2 o 3 ore,
Non arriva niente, cioè tu le hai risposto, gli hai fatto capire sì, ci tengo, ma lo faccio dopo e non lo fai. Cioè, mostrare troppa indifferenza, non rispondere ai messaggi, sembra voluto, rispondere in ritardo sembra voluto. E se qualcosa sembra voluto, significa che state a pensare a lui. E se state a pensare a lui, vuol dire che vi ha in pugno. Quindi la storia può andare avanti all'infinito e se sa di avervi in pugno, tra l'altro, non deve investire così tanto tempo per starvi dietro, perché non ce l'ha l'ansia di perdervi, non ce l'ha l'ansia di essere abbandonato, che è una delle più grandi paure del narcisista. Caso B. Vi ha mandato questo video simpatico. Non volete rispondere, lo leggo dopo. Rispondete. Ah 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 ah. Oppure sì, aspetta, ne mando un altro. Quindi ricambiate il video simpatico. Vi consiglio di avere magari una top lista, diciamo una raccolta di video simpatici che mettete dentro il vostro box nel telefono e alla bisogna utilizzate. Gli mandate questo secondo video simpatico, quindi fate capire che siete proprio tranquille. Lui magari vi risponderà. E poi abbandonate la conversazione. Quindi ti ho risposto al messaggio simpatico, ti ho mandato un altro messaggio simpatico e poi ciao. Oppure rispondete al messaggio con un altro video. Poi lui continua: come stai? Ah, io bene, grazie. Rispondete e tu perché non sta bene? No, con gli amici non rispondiamo solo bene. Senza sapere l'amico come sta. Quindi ci sta che rispondiate allo stesso modo, a specchio, no? Cioè ci sta, è buona educazione, dai, manteniamo la buona educazione, è molto credibile la buona educazione. E se vi fa un'altra domandina, rispondete brevemente e poi in maniera carina, senza far trapelare nulla, poi vabbè, allora ciao, eh. Quindi dovete abbandonare la conversazione, questo non lo dico soltanto io, per carità, abbandonare la conversazione prima che lo faccia lui. Allora, siete empatici, siete quando volete anche visionari, siete quando volete quelli che parlano con i morti, quelli che hanno delle intuizioni, quelli che non dormono la notte perché hanno le antenne dritte. Sapete quando chiudere una conversazione, perché siete persone empatiche e sensibili. Lo dovete percepire, lo dovete percepire. Questa vostra disponibilità verrà percepita dal nostro amico narcisista, dalla nostra amica narcisista, come come dire, un'apertura, ma un'apertura dirà però anche no. Questo comportamento reiterato nel tempo, a questo deve seguire poi, attenzione. Se per tanto tempo non siete stati i primi a messaggiare, cioè comunque dovete sempre buttare l'amo e poi attirare, no? È chiaro. Che cosa significa? Che il pesce abboccherà soprattutto poi quando sarete voi che improvvisamente, ecco, dovete rompergli tutti gli schemi, rompere gli schemi di prevedibilità che ha nei vostri confronti. Il narcisista, perché avete un'arma. Voi ormai, dopo tanto tempo, riuscite a prevedere più o meno le sue strategie. Non sapete quando vi ricontatterà, quello sì, però sapete che se vi ricontatterà, agirà in un determinato modo. Se siete maldisposte, farà il risentito. Una volta fatto il risentito, se ancora non ottiene effetti, inizierà di nuovo con le maniere dolci. L'altalena del narcisista è che quando non riesce con le maniere forti, cerca di usare quelle dolci e non perché vi vuole bene. Quindi, grazie. Questo era il secondo video sulla contromanipolazione nei confronti del narcisista, come difendersi e attaccare il narcisista per creare un turbamento emotivo e ottenere soddisfazione da questa guerra, da questo conflitto, entrare in una sfida con il narcisista. E a questo video seguirà un terzo video, quindi una terza fase in cui farò un breve riepilogo
delle puntate precedenti e andremo avanti. Va bene? Quindi impareremo qualcosa. Scrivete nei commenti se avete delle cose da aggiungere sulla contromanipolazione. Scrivete, 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 oltre che nei commenti, anche al mio indirizzo mail per raccontare la storia della vostra vita, la storia che state vivendo, che magari vi sta facendo un po' soffrire, per avere una mia consulenza. E vi ricordo che la prima consulenza telefonica è gratuita. Ciao a tutti!